Carissimi amici e amiche, Ave Maria a tutti, bentornati, bentrovati o benvenuti a questa nuova puntata del bellissimo ciclo di catechesi, bellissimo ovviamente per il soggetto trattato, ecco, non per il conducente, diciamo così, che è appunto la Madonna negli scritti di Maria Valtorta, giunta alla 17ª puntata, questo viaggio nella Mariologia viva, ecco, presentata dalla grande mistica italiana, che ci consente a distanza di tanto tempo, ecco, di avere una rappresentazione bella, viva, adeguata di Maria Santissima e del suo mistero. Ecco, evidentemente ribadiamo sempre, perché doveri di sacerdote, insomma, incombono, tutto quello che noi trattiamo è evidentemente per ora semplicemente oggetto di, per quanto riguarda alcuni contenuti, no, evidentemente di fede umana, e liberissimi si è sotto questo punto di vista di credere o di non credere. E ricordiamo anche sempre, anche quando si interfacciano delle problematiche, che anche in campo mariologico ci sono, questo l'abbiamo già specificato anche nella sezione in cui ci troviamo, ci sono delle verità di fede non impugnabili e dei veri e propri dogmi formulati dalla Chiesa Cattolica. Altre cose che sono ancora oggetto di libera trattazione, cioè nel senso che la Chiesa non si è ancora definitivamente pronunciata né in una direzione né in un'altra. Abbiamo già fatti qualche esempio, si possono fare esempi sia circa la presentazione di dogmi già formulati, per esempio l'assunzione di Maria Santissima, quando fu definita da Papa Pio XII, e non fu risolta la questione, su cui c'è ancora libertà di espressione di pensiero: morta la Madonna o non è morta la Madonna? O per esempio quando interfacceremo, perché si vede negli scritti di Maria Valtorta, la descrizione di quello che è stato il peccato originale non viene detto proprio bene bene, ma però la specie del peccato originale si capirà, insomma, no? E quindi anche questo è cosa del tutto opinabile. Quando noi, trattiamo argomenti teologico-dogmatici, ecco, io su questo, insomma, sia come sacerdote sia come persona che l'ha studiata la dogmatica ho doppio dovere, bisogna stare sempre molto attenti, d'accordo? Sapere ciò che è di fede e ciò che non è ancora di fede, e quindi anche lasciare la libertà alle persone, capite, di formulare e di avere delle posizioni differenti. Tanto per farvi un esempio, la Madonna che sia immacolata lo è stata da sempre, d'accordo, ma fino al 7 dicembre del 1854, d'accordo, quindi fino al giorno prima che Pio IX dicesse: io definisco che è verità rivelata da Dio che questa creatura è stata concepita senza peccato originale, unica in vista dei meriti di Cristo. Se io il 7 dicembre del 1854 dicevo: ma io non ci credo tanto nell'Immacolata Concezione, sì, forse potevo essere oggetto di biasimo, d'accordo, da parte di qualcuno, forse potevo non essere tanto devota alla Madonna, ma San Tommaso d'Aquino, l'ho detto tante volte, non ci credeva, cioè non è che non ci credeva, San Tommaso d'Aquino voleva un bene dell'anima alla Madonna, e i domenicani sono i, come dire, fondatori e diffusori del Rosario, quindi, però nella sua testa non c'era il fatto che, cioè pensava addirittura che dire che la Madonna fosse immacolata togliesse qualcosa alla universalità della redenzione di Cristo, soprattutto al fatto che Cristo fosse il Redentore di tutti. Non c'era arrivato a quello che poi avrebbe compreso Don Scoto, che questo non toglie nulla alla unicità della redenzione, ma come dire, prospetta un'altra modalità di redenzione. Nella sezione che stiamo affidando e che stiamo affrontando si chiama Maria Corredentrice. Ho già detto che
Il dogma della Corea Redentrice non è stato ancora formulato dalla Chiesa Cattolica. Io personalmente auspico che quando Dio vorrà, quando i tempi saranno maturi, lo sia questo benedetto quinto dogma formulato. Però se qualcuno attualmente ha delle riserve su questo titolo, non gli si può, come dire che è eretico, d'accordo? Certo, se io il 9 dicembre del 1854 avessi detto non ci credo nell'Immacolata Concezione, sta attento, il Papa l'ha definito, d'accordo? Quindi quando una cosa, questo, cioè, perché questo dobbiamo tenerlo presente, perché c'è una dinamica che è fondamentale. Se un domani la Chiesa dirà il peccato originale è questo, silenzio, tutti pensiamo che il peccato originale è questo, fino a quando non ha detto niente, noi siamo liberi. I padri della Chiesa non ho detto tanto sul peccato originale, d'accordo? Quindi chi ha fatto una prospettiva, chi un'altra, una era un pochino più gettonata ed è la stessa che poi, come vedremo, formulerà Maria Valtorta nei suoi scritti. Ma questo non significa che chi non dovesse crederci, faccio ancora un altro esempio, inferno, paradiso e purgatorio sono verità di fede, d'accordo? Definite. Per cui se uno non crede che esiste l'inferno, il purgatorio e il paradiso, è fuori della comunione con la Chiesa. Il limbo, il cosiddetto limbo, non lo è, quindi non è una verità di fede definita. Per cui, e attenzione, non è neanche vero come qualcuno dice che il limbo è stato messo nel dimenticatoio. Non è vero. Ecco. Tuttora adesso la materia è completamente libera, perché la Chiesa non ha né alcune cose che sono state prospettate dalla Commissione Teologica Internazionale, a parte che sono state prospettate come ipotesi, ma non hanno le formulazioni della Commissione Teologica Internazionale valore magisteriale, non sono pronunciamenti autorevoli pontifici, d'accordo? Non lo sono. E quindi si rimane liberi su questo argomento. Io personalmente penso che il limbo esista, d'accordo? Io personalmente, ma io ogni volta che ne parlo dico, io personalmente penso che esista. D'accordo? Quindi io faccio sempre molta attenzione, questa stessa attenzione dobbiamo farla nei confronti del prossimo, perché nella Chiesa Cattolica vige e è sempre vissuto questo principio. In necessaris unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas, che tradotto significa nelle cose necessarie ci deve essere l'unità, quando una cosa è di fede non si discute, d'accordo? In dubiis libertas, nelle cose che non sono ancora di fede, ma sono ancora dubbie, dove a volte il Magistero lascia che le scuole continuino a confrontarsi anche per avere il tempo a livello di collegio episcopale, anche di maturare, come dire, una convinzione, anche ascoltando pareri discordanti, cioè chi tiene per una parte e chi chiede per un'altra. Ma in ogni caso in dubiis libertas, quindi tu non mi puoi venire a imporre come dogma, un dogma che non è definito, oppure non mi puoi dire che io sono eretico perché credo in una cosa che è oggetto ancora di libertà, perché la Chiesa non l'ha ancora definita, perché non è detto che non la definisca in seguito, d'accordo? Quindi si può tranquillamente parlare di queste cose. Appunto in omnibus caritas, cioè in tutte le cose la carità, sempre e dovunque. Quindi il rispetto di chi la pensa diversamente da noi, ecco. E anche quando qualcuno, come dire, fosse fuori del seminato, certo, fargli capire che è fuori della comunione della Chiesa senza magari esagerare, insomma, brutalmente con gli insulti, insomma, eretico a destra e a sinistra, certamente se uno è fuori della comunione della Chiesa e quindi non crede a qualche verità di fede, è formalmente eretico. Certo, est modus in rebus, ci sono modi e modi, insomma, per farlo capire, insomma, a una persona, insomma, perché l'aggressione brutale dicendo tu sei eretico, certo, è vero, insomma, ma potrebbe essere un pochino mancante nei confronti della carità, no? Quindi il modo da cui viene moderazione, quindi lo stile anche con cui si affrontano certe cose, deve essere sempre circostanziato e di avere sempre come fonte ispiratrice la carità. Detto questo, ci troviamo in una sezione dove, parlando della unione
tra la missione di Gesù e la missione della Madonna, stiamo proprio trattando, finendo di trattare oggi il primo paragrafo, che è appunto titolato Maria Santissima Corredentrice del genere umano. Già abbiamo visto quando furono adoperati quei titoli e spiegato a suo tempo che questo titolo lecito, d'accordo, anche se non deve essere, come dire, imposto per ora al prossimo, perché, ripeto, non c'è una definizione esplicita in merito, anche se la Lumen Gentium nel capitolo ottavo dice proprio esplicitamente che la Madonna cooperò alla nostra redenzione. Non usa il termine corredentrice. Io ve lo ricordo, una volta feci una domanda, non mi ricordo se stavo a scuola o durante un dibattito, dico, vabbè, corredentrice non si può ancora dire. Dico, però qualcuno mi può spiegare cosa intende la Lumen Gentium con cooperò alla redenzione? Andiamo a fare, come dire, le questioni sofistiche, no? Perché se coopera la nostra redenzione, va bene, non vuoi usare il termine corredentrice. Cooperatrice della nostra redenzione, insomma, no? Ecco, quindi, vabbè, comunque, fermo restando che su questa materia per ora c'è libertà. Se verranno giorni, verrà un tempo, io lo auspico, questo auspicarlo non è peccato, in cui ci sarà una definizione dogmatica in merito, dal giorno dopo non si potrà più dire che la Madonna non lo è. Allora, riprendiamo, perché non abbiamo finito il paragrafo la volta scorsa, con Gesù che dice nei quaderni del 43 e il 30 di giugno: il Fiat è la parola che attirò me dai cieli nel seno di Maria e mise me sulla croce per redimere il mondo. Allora, qui Gesù sembra fare un po' una sorta di invasione di campo, nel senso che entra in un argomento che avrebbe approfondito con un'altra grande mistica italiana, che insomma, chi mi conosce sa che mi sta particolarmente a cuore anche a me, che è la serva di Dio, Luisa Piccarreta. E speriamo che presto si possa dire anche serva di Dio di Maria Valtorta. Nella puntata precedente, in due puntate fa, ho detto, insomma, che il vescovo di Lucca ha accettato di aprire la fase diocesana, finalmente, del processo di beatificazione. Se la fase diocesana si concluderà in positivo e le carte verranno mandate a Roma, detto proprio in termini, dal momento in cui la posizione giunge a Roma e si apre quindi la fase, diciamo così, pontificia, si diventa servi di Dio. Quindi speriamo che presto possiamo dire anche la serva di Dio Maria Valtorta. Questo è anche un auspicio che spero che mi si conceda, essere lecito poterlo fare, no? E quindi, quando Gesù dice il Fiat è la parola che attirò a me dai cieli nel seno di Maria, il termine Fiat, quindi la divina voluntas, e mise me sulla croce per redimere il mondo, qui sta facendo un po'... Ecco, sentiamo però adesso questo bellissimo passo, che la Vergine stessa ha rivelato alla veggente l'intimo strazio, cioè questa è una delle tante modalità con cui la Madonna ha partecipato, perché partecipare alla redenzione di Cristo significa semplicemente soffrire per Lui e a causa sua, e unire le proprie sofferenze a quelle del Signore. L'unica differenza che c'è, abissale, tra ciò che ha fatto la Madonna e ciò che fece innanzitutto San Giuseppe e poi tutti quanti i membri della Chiesa, è che la cooperazione alla redenzione si trova su un livello infinitamente più basso. Ecco, perché la posizione teologica che afferma essere la Madonna corredentrice afferma che lei non soltanto ha cooperato, questo l'ho già spiegato tante volte, però ripetiamolo, come facciamo noi: io faccio un digiuno, lo offro al Signore per la conversione di Tizio, e Tizio concederà la conversione, e il Signore concederà la conversione a Tizio. Che cosa è successo? Quella mia sofferenza, piccola sofferenza, che io offro in sacrificio, quindi che è evidentemente unita al sacrificio di Cristo, serve, tra virgolette, al Signore, perché se ne vuole servire, per far arrivare la grazia della conversione al Tizio. Ma la grazia della conversione Gesù l'ha conquistata, l'ha acquistata per tutti, soffrendo e morendo in croce. D'accordo? Io non sono la causa della grazia col mio digiuno, io sono lo strumento con cui faccio arrivare la grazia al Tizio. Spero che sia chiaro. Invece la Madonna, per la Madonna non è così.
Ecco perché la dottrina della corredenzione è una dottrina forte, perché si dice che la Madonna, associata come nuova Eva al Cristo nuovo Adamo, certamente per volontà di Dio, subordinatamente a Cristo e dipendentemente da Lui, però ha cooperato all'acquisto della grazia, non solo alla distribuzione. Quindi c'è un abisso tra l'una e l'altra cosa. Allora, la Vergine stessa ha rivelato alla veggente l'intimo strazio dell'anima sua dinanzi alla passione di Giuseppe, in seguito alla sua misteriosa maternità. E in particolare dice nell'Evangelo queste parole: quella fu, dice la Vergine, la nostra prima passione durata dei giorni, cioè i giorni intercorrenti tra quando San Giuseppe si accorse bene, dopo che era andato a prendere Maria da Santa Elisabetta, che stava in stato interessante, a quando poi l'angelo le rivelò che questa cosa era opera divina e che non minava la virtù della Madonna, né tantomeno doveva essere considerata da lui come un tradimento, insomma. E sentite qui che dice la Madonna: se egli Dio non mi avesse detto taci, avrei forse osato col volto contro il suolo dire a Giuseppe: lo spirito mi ha penetrata ed in me è il germe di Dio. Ed egli mi avrebbe creduto, perché mi stimava e perché, come tutti coloro che non mentono mai, non poteva credere che altri mentisse. Sì, pur di non adorarlo in futuro, avrei vinto la ritrosia di darmi tale lode, ma ubbidii al divino comando. E per dei mesi da quel momento ho sentito la prima ferita insanguinarmi il cuore, il primo dolore della mia sorte di corredentrice. L'ho offerto e sofferto per riparare. Questo è bellissimo quello che la Madonna dice. Questo è molto istruttivo, primo perché ci fa capire la grandezza dei dolori interiori. Ecco, la Madonna vedeva San Giuseppe soffrire, cioè vedere San Giuseppe soffrire senza poterlo sollevare, lei poteva farlo, d'accordo? Ci sono delle volte che noi vediamo le persone soffrire e non ci possiamo fare niente. Queste sono delle cose più brutte che possa capitare, insomma, e purtroppo a noi esseri umani ci capita tante volte. Se una persona sta malata di una malattia mortale, l'unica cosa che possiamo fargli è stargli un pochino vicino, dargli un pochino di conforto e di consolazione, ma che ci possiamo fare? Invece quando noi, un pochino diverso, questo ve lo dico da prete, un dolore più grande, un dolore grande, quando tu sai che potresti aiutare una persona, da sacerdote, quindi se ti ascoltasse, se ti... Usiamo anche questo termine, obbedisse, ma ovviamente in senso sacerdotale, però non ti ascolta, non ti obbedisce. E tu sai che potresti aiutarla, ma non la puoi aiutare perché la persona non si fa aiutare. Ecco, ma la cosa più terribile è quando si potrebbe aiutare una persona, ma non si può fare perché questa non è la volontà di Dio. Il primo esempio che mi viene in mente, supponiamo che un prete ci abbia una conoscenza, diciamo così, acquisita da una confessione, e questa sarebbe utile, non lo so, per risolvere una situazione o per togliere da una sofferenza un tizio, non lo può dire. Cioè io lo capisco. E quello sta, dice: mamma mia, se potessi, cioè io non può sollevare quella situazione pur avendo la possibilità teorica di poterlo fare. Qui la Madonna la possibilità teorica ce l'aveva, però c'erano due grossi ostacoli. Il primo, e quello per cui non l'ha fatto, era che gli era stato detto taci. Attenzione che se la Madonna gli dice di fare una cosa, lei si può spappolare il cuore. L'abbiamo già sentito cosa disse una volta di Gesù negli scritti di Maria Valtorta. Dice: ma se lui non andasse in croce per pietà della madre, lei dice, penserei di essermi ingannata per una vita. Sottinteso, se non ci andasse lui ce lo porterei io. Cioè, e la Madonna l'avrebbe fatto, con tutto il dolore del cuore, sapendo che quella era la volontà di Dio. Quindi se la Madonna sente volontà di Dio, io questo glielo dico evidentemente senza, non capisce più niente, d'accordo? È un'espressione affettuosa, evidentemente, che è una lode fatta a lei, si capisca bene nel termine giusto, no? Se sente volontà di Dio non capisce più niente. L'amore per San Giuseppe, addirittura l'amore per Gesù non sentirebbe più niente. Se sente volontà di Dio non capisce più niente. Allora dice: se non mi avesse detto taci, ci sarebbe comunque stato un problema. Però
E questo è un grande esempio per noi, che stiamo sempre a parlare di noi stessi, a darci titoli, a darci. Cioè, per la Madonna sarebbe stato imbarazzante, cioè la Madonna sarebbe stato imbarazzante andare a raccontare questa cosa. Perché? Perché andare a dire lo Spirito Santo mi ha penetrato, insomma, significa indirettamente dire, se l'ha fatto, io non sono una come tante, cioè avrà i suoi buoni motivi. La Madonna ha sempre tenuto a bada ogni minima possibilità perché stava passando la vita in continuamente umiliandosi davanti a Dio, e umiliandosi il suo nulla, ritenendosi l'ultima di tutte. Dover dire, se avessi detto una cosa di questo genere, inevitabilmente incorreva nel doversi, e questo per lei sarebbe stato un problema. Cioè, solo il pensiero di togliere una sofferenza tanto grande a colui che amava, che era il suo sposo, e che soffriva certamente, come dire, dove non c'era niente da soffrire, ci sarebbe stato da esultare, da godere, ma lui non lo sapeva. Cioè, forse per questo avrei trovato il coraggio. Cioè, questo ci faccia anche conoscere e comprendere quanto grande e quanto dobbiamo vergognarci tutti quanti era l'umiltà di Maria. Noi che siamo sempre a, se facciamo qualcosa di buono, o esplicitamente, oppure siamo belli furbetti, intelligentemente, quindi senza farlo in maniera pacchiana e grossolana, però facciamo in modo che le persone se ne accorgano molto bene, d'accordo? Perché così ci stimano, pensano che siamo bravi, ci dicono grazie, ci ricambiano o cose del genere. Ecco, quindi con Maria Santissima questa roba non c'è. Bene, l'associazione di Maria, e così concludiamo questo primo paragrafo, si estese anche a tutto l'arco della vita di Cristo, sia alla sua vita privata sia a quella pubblica. Dice Gesù: il dolore c'è stato l'amico fedele ed ebbe tutti i più vari aspetti e nomi. Quindi questo ricordiamocelo sempre bene, il contesto di queste nostre vie conversazioni è sempre un contesto catechetico, no? Catechetico significa che il fine non è semplicemente, ecco, una pia conferenza, anche una bellissima contemplazione di ciò che la Madonna è, come dire, a fine di godimento spirituale. Certo, c'è anche questo, d'accordo? Perché contemplare la bellezza della Madonna, per quanto possiamo anche adesso, è un godimento spirituale, almeno per quanto mi riguarda. Però c'è sempre la dimensione catechetica, quindi tutto questo deve servire alla crescita della nostra vita cristiana, anche della mia, perché cioè, non mi sono mai sentito molto maestro, nel senso che quando parlo, parlo anzitutto a me stesso, lo confesso proprio senza nessun tipo di problema, sentendo anche molto anche poi la responsabilità del dover essere, del dover provare, ecco, a dare il buon esempio, perché se parlassi e facessi il contrario, veramente mi sentirei male, insomma, quindi spero volontariamente almeno di non fare mai il contrario di quello che dico, no? E allora, a questo riguardo, cioè, il dolore è stato compagno fedele di Gesù e di Maria, però mi raccomando, non dimentichiamo mai che se siamo amici di Gesù e di Maria in questa terra, dove il dolore è nato a causa del peccato dell'uomo e dove è l'antidoto, il distruttore del male, purtroppo è il dolore offerto con amore, questo è. Allora, se vogliamo essere amici di Gesù e di Maria, insieme a tante benedizioni, a tante grazie, a tanta gioia che dà la loro compagnia, che dà il loro conforto, dobbiamo essere pronti ad accostare le labbra a calici amari. Ecco. Potete bere il calice che io bevo, disse Gesù a Giacomo, Giovanni di Zebedea, che avevano sete di gloria. Quindi, per dire, volete andare molto in alto nella gloria? E allora dovete andare molto in alto nel dolore. Volete stare medi nella gloria? Andrete medi nel dolore. Volete stare bassi nella gloria? Pochi dolori. Questo purtroppo è la legge evangelica. Gesù su questo è stato chiaro, non inganna nessuno. Chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua, l'ha detto in tutte le salse possibili, quindi nessuno è autorizzato ad aspettarsi altro.
Allora, vediamo adesso, qui c'è un sottoparagrafo che è l'associazione alla vita privata di Maria a Gesù. Come una collana, siamo qui nei quaderni 3 dicembre del 1943, alla quale ogni giorno per giorno si aumenta una perla, ebbero inizio i do giorni dolorosi di Maria. Alla fine fu il Golgota. Quindi c'è stato un crescendo. A causa della privazione delle cose più necessarie, Maria diede al suo bambino latte e lacrime, latte e amore. Oh, adesso arriva il Natale. Io personalmente in questi giorni, lo dico sempre, insomma, non importerà niente a nessuno, però è una condivisione gioiosa, quindi per me dicembre è proprio il mese dei mesi, quindi è l'atmosfera, la suggestione di dicembre, proprio l'incanto, la suggestione unica, l'atmosfera stupenda, a mio avviso, del Natale. Cioè, per me non esiste qua, cioè, è una delle cose più belle che esiste nel pianeta Terra, insomma, in questo pellegrinaggio terreno, veramente l'Avvento e il Natale, il mese di dicembre in particolare, sono, ecco, solo bisogna pensare intensamente, proprio pensare fortemente, pensare alacremente. Gesù è nato in condizioni di uno squallore totale, non ci avevano niente da dargli, Giuseppe e Maria. Lacrime e latte, latte e amore. E dobbiamo anche pensare che, siccome Gesù ha smosso il mondo per nascere in questa situazione di indigenza semi assoluta, vuol dire che quello che Gesù cerca e quello che Gesù vuole anche da noi, noi non abbiamo il latte, ma le lacrime e l'amore sì. E Gesù questo cerca da noi. Amore, e come dice nel Vangelo, beati gli afflitti perché saranno consolati. Attenzione, le lacrime sante, non le lacrime dei piagnoni o di quelli che fanno i piagnistei o di quelli che hanno la concezione pessimistica della vita, che sono seguaci dei poeti bravissimi ma un po' tristi, Leopardi e Foscolo. Ecco, non sono queste le lacrime benedette dal cielo, sono le lacrime sante, le lacrime belle, quindi le lacrime piante su Gesù, sui suoi dolori, sui nostri peccati, sul peccato del mondo, sul fatto che i cuori sono chiusi alla grazia, non si aprono, non si convertono, sui peccati che vediamo commettere in giro, dovunque, a tutti i livelli, pubblici, privati, civili, ecclesiali. Ecco. Tanto sarebbe bello se uno sentisse parlare, per esempio, ecco, di uno scandalo ecclesiale. Ahimè, in questi anni ci siamo completamente ubriacati e anziché sdegnarsi, no? Cominciare a dire ah, a destra e a sinistra, maledire magari la persona che ha fatto una cosa inqualificabile, certamente. Ancora più se si trattasse di un ministro. Andasse davanti al tabernacolo a piangere proprio, se avesse proprio un pianto dirotto, ecco, proprio un pianto, come dire, un pianto assolutamente, come dire, inestinguibile. Ecco, questo sarebbe una cosa molto, molto, molto opportuna. Allora, bene, ci sono purtroppo qui da queste parti, a causa del maltempo, diversi problemi di connessione. Io ricordo sempre a chi sta seguendo la diretta che proprio per queste motivazioni, perché può saltare qualche linea, questa diretta va sempre in onda
in maniera multipla, insomma, su diversi miei canali. Ora riprendiamo. Primo brano, Associazione alla vita privata, come una collana alla quale giorno per giorno si aumenta una perla, e Bronizzi, i giorni dolorosi di Maria, alla fine fu il Golgota. E abbiamo visto lacrime, latte e amore. Poi, i primi sguardi del bambino, riferisce la Vergine alla veggente, si posarono sulla sua mamma. La sua prima parola fu quella di mamma. I primi passi coi suoi piedini tenerelli, rosi come il petalo di una rosa carnicina, quei piedini che io carezzavo e baciavo con amore di mamma e adorazione di fedele, e che me li avrebbero poi inchiodati alla croce e li avrei visti contrarsi nello spasimo, illividirsi e divenire gelo, di gelo. E le sue cadute, quando cominciò ad andare da solo, io correvo a rialzarlo e a baciargli le ammaccature. Oh, allora potevo farlo. Lo avrei visto un giorno cadere sotto la croce, già agonizzante, lacero, sporco di sangue e delle sozzure lanciate su di lui dalla folla crudele. E non avrei più potuto correre a rialzarlo, a baciargli le contusioni sanguinanti. Povera mamma di un povero figlio giustiziato, e le sue prime gentilezze, un fiorellino colto nell'orticello per via e portato a me, uno sgabellino trascinato ai miei piedi perché fossi più comoda, un raccogliere un oggetto che mi era caduto, e il suo sorriso. Il sole della nostra casa, la ricchezza che copriva di seta e oro le nude pareti della casetta mia. Chi ha visto il sorriso del mio figlio ha visto il paradiso in terra. Un sorriso sereno finché fu bambino. Un sorriso sempre più pensoso, fino ad essere mesto, mano a mano che si faceva adulto. Ma sorriso sempre. Per tutti. E fu una delle ragioni del suo fascino divino per cui le turbe lo seguivano incantate. Il suo sorriso era già parola d'amore. Quando poi al sorriso si univa la voce, che più bella il mondo non ebbe, anche le zolle e gli steli del grano fremevano, era la voce di Dio che parlava. E fu un mistero che solo le imperscrutabili ragioni di Dio spiegano come Giuda e i giudei poterono, dopo averlo udito parlare, giungere a tradirlo e a ucciderlo. La sua intelligenza, sempre più aperta fino a raggiungere il perfetto, mi incuteva ammirazione e rispetto, ma era temperata di bontà, attenzione, che non mortificò mai nessuno. Dolce figlio mio, che fosti dolce con tutti e specie con la tua mamma. Fatto giovinetto, io mi interdicevo di baciarlo come quando era piccino, ma non mi mancò mai il suo bacio e la sua carezza. Era egli che sollecitava la sua mamma, di cui comprendeva la sete d'amore, a bere la vita, baciando le sue carni sante, a bere la gioia. Questo è un passaggio davvero, ecco, bellissimo, ecco, commovente, che ci spiega e ci ricorda come e quanto Gesù nella sua vita privata, ecco, con Maria, sia stato, ecco, evidentemente in maniera non volontaria, artefice di quei dolori provocati dal fatto che la Madonna sapeva che tutta quella grazia, tutta quella bellezza, tutta quella bontà che stava vivendo un giorno sarebbe finita, prima con la vita pubblica e poi con la tragedia del Golgota. Anche questo, sapere una cosa di questo genere, la Madonna l'ha già spiegato, è qualche cosa veramente di fortemente impegnativo. E allora comincia.
I piedini di Gesù, dice, lei li carezzava e già pensavo a quando me li avrebbero squarciati coi chiodi sulla croce e contrarsi di spasi. E le sue cadute quando cominciò ad andare da solo. Io correvo a rialzarlo e baciare le ammaccature. Questo è un particolare della passione di Mel Gibson, no? Dice, un giorno l'avrei visto cadere sotto la croce agonizzante e lacero sporco di sangue. C'è quella scena bellissima della passione di Mel Gibson, no? Di quando la Madonna vede da lontano cadere Gesù e gli viene subito in mente il flashback. I flashback penso che siano una delle cose più belle di quel film. Del primo ruzzolone che Gesù faceva da bambino, no? L'ha fatti, quindi Gesù bambino l'ha fatte le cadute, quindi cioè, qui la Madonna come ci porta anche dentro la vera umanità di Gesù, come ce lo pensiamo noi Gesù bambino? Gesù di 3-4 anni, giocava Gesù secondo noi, faceva i ruzzoloni come un bambino, ha imparato a camminare tenendo le manine come tutti i bambini. Ecco, tra le mani di San Giuseppe, tra le mani della Madonna che le facevano muovere i primi passi. Che cosa pensiamo noi? Perché qui bisogna stare attenti, bisogna fare. Cioè, l'umanità di Gesù è stata una vera umanità, quindi non un'umanità per finta, è stata un'umanità vera. Quindi ha vissuto tutte quante queste cose, no? Le prime gentilezze di Gesù bambino nei confronti della mamma. Immaginate, no? Dice. Cioè, queste sono scene che bisogna provare a contemplarle, a pensarle. Il fiorellino colto nell'orticella o per via portato a me. L'abbiamo fatto, io lo facevo queste cose a mia mamma. Cioè, penso che le abbiamo fatte tutte quante, insomma, no? Si andava in giro, si coglieva un fiorellino, si portava alla mamma, questo è per te, no? Una delle cose, cioè, fantastiche, insomma, della vita. Penso una mamma. Io, mamma, neanche se avessi scelto un'altra vocazione, avrei potuto capire che cosa significa, perché sono un ometto, non sono una donna, no? Ecco, una mamma che ha visto fare questa cosa a un figlioletto capirà molto bene, insomma, il cuore di Maria, no? Oppure quest'altra scenetta, uno sgabellino trascinato ai miei piedi perché fossi più comoda. Cioè, vedere Gesù bambino, Gesù piccolino, insomma, che prende uno sgabello, va con la sua faccetta davanti alla mamma a dire metti i piedi qua sopra così stai più comodo, oppure glieli mette direttamente sotto i piedi, insomma, è tanta roba, no? Oppure le cade una cosa alla Madonna, anche la Madonna cadeva qualche cosa dalle mani, quindi quando ci capitano gli incidenti domestici, ecco, pensiamo che sono capitati anche a lei e li santificava in maniera perfettissima. A differenza di noi che non siamo sempre così bravi, e Gesù andava, glielo raccoglieva e glielo restituiva. Quindi, cioè, vedere questi spaccati, ecco, di vita quotidiana, sentirli raccontare da Gesù e da Maria, vederli descriverli al vivo, io penso che già questa sia una grandissima grazia. Bella. E poi il sorriso, l'apologia del sorriso di Gesù, il sole della nostra casa. La ricchezza che copriva di seta e oro le nude pareti della casetta mia. Della casetta mia. Qualche giorno fa, a dicembre, un mese stupendo, come dicevo, è stata la festa della Madonna di Loreto, e le mura della casetta sua noi le possiamo vedere, quindi, nella loro scarna essenzialità, semplicità e povertà, no? Però dentro quelle mura c'era il sorriso di Gesù. E la Madonna dice, chi ha visto il sorriso del mio figlio ha visto il paradiso in terra. Sorriso sereno del bambino, un sorriso sempre più pensoso fino ad essere mesto, mano a mano che si faceva adulti, ma fu sorriso sempre e per tutti. E fu una delle ragioni del suo fascino divino per cui le turbe si erano incantate. Allora, figlioli miei cari, amici e amiche carissimi, il sorriso sia sempre sulle nostre labbra, sui nostri volti, sia sempre per tutti, come era per Gesù, per tutti. Perché il sorriso, come spiega la Madonna subito dopo, è già parola d'amore. Ricordo quando ero bambino, io rimasi molto molto colpito, questi sono i ricordi proprio ancestrali, facevo le scuole elementari, con il maestro unico,
il nostro mitico maestro, ci fece imparare a memoria una poesia di Ralph Pollerò sul sorriso. Io me lo ricordo ancora adesso. Un sorriso non costa nulla, ma molto produce. Arricchisce chi lo riceve senza impoverire chi lo dona. Non dura che un istante, ma nel ricordo può essere eterno. Sto andando a memoria, eh? Nessuno è così ricco da poterne fare a meno e nessuno è così povero da non meritarlo. Questi sono alcuni passaggi di questa poesia. Il sorriso è prerogativa dei santi e dei veri figli di Dio, che sorridono anche in mezzo alle tribolazioni, anche in mezzo ai problemi, anche in mezzo alle angosce, anche in mezzo a tante cose che non funzionano, anche in mezzo alle prove, anche durante le malattie, sempre, sempre. E poi quando il sorriso si univa alla voce, dice la Madonna, che più bella il mondo non ebbe, anche le zolle e gli steli del grano fremevano. Attenzione, qui e la Madonna dice, questi sono soltanto i misteri di Dio, spiegano come sia stato possibile a chi l'aveva visto sorridere e parlare, giungere a tradirlo e a ucciderlo. Questo per chi conosce un pochino le ore della passione di Luisa Piccarreta, un pochino si vede, no? Cioè quegli animali che andavano incontro a Gesù, e con tutte quante quelle violenze, poi vedendo lo sguardo e come lui reagiva, o dovevano bendargli la faccia oppure dovevano andarsene e lasciare il campo a qualcuno, perché non ce la facevano dinanzi a tanto amore, no? Allora, il timbro della nostra voce è il nostro, non possiamo cambiarlo, su questo facciamo anche attenzione anche a questo, no? Ma il tono della nostra voce è certamente sì, il tono e lo stile del nostro linguaggio. Quando io parlo con qualcuno, io mi devo chiedere se solo parlando, perché, come dire, è la modalità con cui ci esprimiamo, è il volume, d'accordo, è la cadenza, cioè se una persona parla con me, sente nelle mie parole già qualunque cosa dica, ma per come le dico, che la sto amando, punto interrogativo. Vede nel mio sorriso un riflesso dell'amore di Dio rivolto anche a lui. Queste sono cose non importanti, di più, e dobbiamo farci attenzione, tanta, tanta, se vogliamo essere cristiani e se vogliamo essere mariani. Poi se non vogliamo essere cristiani e mariani, questo è un altro discorso. Cioè, queste cose le leggiamo, ripeto, sono un incanto, sono, no? Una bellezza vederle, però non possono rimanere un quadretto da contemplare. Queste devono diventare per noi, cioè io mi vado sempre più convincendo, l'ho detto, lo ripeto e lo ridico. Noi non possiamo permetterci in nessun caso, per nessun motivo, di uscire fuori da questi stili e modi soprannaturali. Non ci possiamo dare dispense, non ci possiamo dire sì, sarebbe così, però no. Mia convinzione personalissima, si può anche essere in disaccordo, però quello che a me risuona rileggendo queste cose è, insomma, ma se Gesù faceva così, ma io posso fare diversamente da lui? Ancora, anche questo è un altro grande monito a tutti, la sua intelligenza sempre più aperta mi incuteva ammirazione e rispetto, ma era talmente temperata di bontà che non mortificò mai nessuno. Cioè, quando una persona è intelligentissima, se non sta attenta a temperare tutta quell'intelligenza con la bontà, anche involontariamente, mortifica le persone che gli stanno vicino. Perché se una persona non è tanto intelligente come te, se tu non stai attento ad essere sempre molto buono, molto affabile, magari a non fare certi discorsi per far sentire stupide o ignoranti le persone che ti stanno vicino, quelle poverine si mortificano. Allora, questa delicatezza che Gesù e la Madonna avevano di non mortificare mai nessuno, mai.
Ce l'abbiamo noi, punto interrogativo. Queste sono cose importanti, figli miei. Io ricordo una volta sentii raccontare una storia di Natuzza Evolo, la racconto sempre. Sapete che Natuzza Evolo c'è delle donne straordinarie, adesso anche per lei è iniziato il processo di beatificazione, è un altro fenomeno italiano. In Italia, insomma, abbiamo delle buone rappresentanze, insomma, quasi po' tutte, po' quasi tutte al sud, perché ecco, Natuzza Evolo è calabrese. Maria Valtorta è morta a Viareggio, ma è originaria di Caserta, quindi è campana. Luisa Piccarreta è pugliese, dico, quindi il sud, ecco, è luogo di santi, diciamo così. Bene. Allora, che faceva Natuzza? Natuzza aveva dei doni straordinari. Se andava una persona che era malata, voi sapete che quando non è malato è tutto da dimostrare che il medico che ti ha visitato abbia azzeccato la diagnosi, perché può darsi che questo non accada, per questo che è sempre prudente quando si hanno dei grossi mali magari sentire più di un parere, no? A parte questo è un principio di prudenza generale, no? Quando si fanno le cose, sempre meglio sondare se si può, ecco, una soluzione multipla. Allora, che succedeva? Che delle volte Natuzza arrivava una persona che stava male, immediatamente vedeva, per scienza soprannaturale, che il medico gli aveva fatto una diagnosi errata. Però non poteva mortificare, non poteva dire, guarda, vatti a fare visita e quello ti ha fatto una diagnosi errata, anche se questa era la verità. Perché? Perché sarebbe stata una mortificazione data da lei a quel medico. E non lo faceva. Dice, sto male, dice... Ma io se fossi in te sentirei qualcun altro. Lei la mette qui. Senti qualcun altro che è più sicuro in queste situazioni, no? Le davo questo consiglio. Perché? Perché quello doveva sentire qualcun altro, se no se moriva. Ma il medico, ma anche ignorante, no? Anche incompetente, noi lo definiremmo, per quanto ignorante e incompetente, io non lo mortifico. Voglio proprio vedere chi è che oggi fa così, no? La vita cristiana però è fatta di queste cose. Noi non possiamo essere uguali ai mondani sotto questo punto di vista. Non è possibile. Cioè, noi non possiamo accettare di avere degli stili identici a quelli del mondo e l'unica cosa che ci differenzia è soltanto, come dire, un nostro patrimonio dottrinale, per carità, liturgico, sacramentale, che noi ci abbiamo e gli altri no. Non può essere questa cosa qui. Cioè, noi abbiamo uno stile che ci deve differenziare. Ma non perché uno vuole fare, cioè, perché deve trasparire da noi, come l'amore di Dio. Intelligentissimo Gesù non mortificò mai nessuno. Che fossi dolce con tutti, e specie con la tua mamma. Chiudiamo questo paragrafo dell'associazione alla vita privata, così oggi chiudiamo questo argomento, la settimana prossima cominceremo l'altro. Indescrivibile l'angoscia di Maria per lo smarrimento di Gesù dodicenne durante il pellegrinaggio pasquale al Tempio di Gerusalemme. Furono 3 giorni di agonia, indescrivibile anche lo strazio del cuore di Maria per la morte di San Giuseppe, che per 6 lustri era stato padre, sposo, fratello, amico e protettore. Con la morte di Giuseppe, ella veniva a sentirsi sola come tralcio di vite al quale viene segato l'albero a cui si reggeva. Queste sono altre cose, queste sono sempre le sofferenze della vita privata, no? Lo smarrimento nel tempio. Credo che... Ce lo ritroveremo davanti, mi sembra che ci siano delle... Ma lo smarrimento nel Tempio fu proprio una morte mistica per la Madonna, veramente un prequel del Calvario. Lo si vede, è bellissimo leggerlo anche nella mistica città di Dio di Maria da Creta, dove la Madonna dà dei particolari veramente molto molto forti.
fino a dire che se Dio non l'avesse sorretta sarebbe morta di dolore già in quei giorni. E poi si vede benissimo negli scritti di Maria Valtorta la grande sofferenza di Maria per la morte di San Giuseppe, che per 6 lustri, cioè per 30 anni, era stato padre, sposo, fratello, amico e protettore. San Giuseppe è morto pochissimo prima dell'inizio della vita pubblica, no? Noi ci pensiamo, questo, pensiamo se San Giuseppe fosse stato ancora vivo, no? Sarebbe stato un dolore in meno per la Madonna, no? Per la Madonna, già che esce Gesù di casa, è la fine del mondo. Ed era la fine del mondo. Cioè, noi non possiamo immaginarci. Cioè, io dico sempre, quando leggiamo gli scritti della Piccarreta, la Piccarreta ogni tanto vedeva Nostro Signore, quando poi non lo vedeva più, languiva, sbraitava perché non c'è, cioè, come fai? Cioè, immaginiamo se noi, cioè, tutti quelli che vogliono vedere la Madonna, ma se tu l'avessi vista, e poi come fai? Cioè, come fai a campare? Non pensi altro dalla mattina alla sera. La Madonna c'è stata per 30 anni con Gesù, non per una settimana. Quindi era uno strappo, una lacerazione terrificante. Se ci fosse stato almeno San Giuseppe, no, manco San Giuseppe. Perché prima che Gesù partisse muore San Giuseppe. E la Madonna si trova, certamente umanamente, la Madonna sola non ci stava mai perché aveva un grandissimo rapporto con Dio, c'aveva tanti angeli custodi, ma la Madonna, appunto, per essere associata a questi grandi dolori, no? La Madonna mica ha mai detto né pensato, ma insomma era meglio che San Giuseppe rimaneva qui, che almeno mi avrebbe fatto un pochino di compagnia, un pochino di conforto, avrebbe continuato ad essere il mio padre, sposo, fratello, amico e protettore. Bellissimo, voglio vedere quale santa moglie, perché un matrimonio funziona. Un bel matrimonio è se una santa moglie sente il proprio marito, anzitutto come padre, perché le mogli cercano il padre nel marito, così come i mariti cercano la mamma nella moglie. Poi lo sposo. Quindi l'amore sponsale, ma anche il fratello, ma anche l'amico, cioè per esempio due sposi dovrebbero essere, dice, ce l'hai gli amici? Ah, uno su sicuro, mia moglie, mio marito, l'amico, quello che ti comprende, quello con cui puoi parlare di tutto, quello che ti sta vicino nel momento del dolore. L'amicizia è una cosa bellissima quando è vissuta in questo mondo, no? E il protettore. Un matrimonio funziona quando una donna, pensando al marito, pensa queste cose, e quando il marito, pensando alla moglie, la pensa come madre, come sposa, come sorella, come amica e anche come santa protettrice, quindi non la protezione forte che dà l'uomo nei confronti della moglie, ma quella protezione materna, no? Di braccia accoglienti, ecco, di un amore sicuro che tu ti puoi aspettare da chi ti sta vicino. Ecco, ci fermiamo qui per oggi e ringraziamo sempre il Signore per tutte quante queste perle preziose che ci dona. Proseguiamo questo tempo meraviglioso d'avvento e se Dio vuole, la prossima settimana sicuramente, sempre se Dio vuole, dovremmo risentirci su questa sede. Ecco, poi il futuro è il tempo di Natale, ecco, lo vedremo un pochettino. Come organizzarlo al momento che arriverà, secondo quello che Dio vorrà. La mia benedizione a tutti, santa notte, alla prossima, Ave Maria.